Festa pugliese ma vittoria emiliana nella decima edizione della Putignano on the Road, decima prova del Corri Puglia, ma soprattutto appuntamento tradizionale e tornato dopo lo stop causato dalla pandemia sulle strade di Putignano. Evento con più di 1300 partecipanti, tra il migliaio di atleti FIDAL e i 300 cosiddetti liberi, che hanno disegnato un vero e proprio serpentone umano sulle strade cittadine ed extraurbane. Il lavoro degli organizzatori della società Nadir on the Road è stato premiato dai numeri di questa edizione. 77 le società presenti, alle quali vanno aggiunte 3 compagini materane e 2 provenienti dall'Emilia Romagna, regione che si porta a casa la vittoria tra gli uomini con Giovanni Rizzi dell'atletica Imola Avis, che ha coperto i 10 km del percorso nel tempo di 31 primi e 14 secondi. Successo per distacco, visto che Domenico Rotolo, portacolori della società di casa Nadir on the Road di Putignano, ha tagliato il traguardo con 1 minuto e 16 secondi di ritardo, tempo complessivo per lui di 32 primi e 40 secondi, mentre Giovanni Coletta della Correre e Salute di Mottola in 33 minuti pieni ha conquistato la terza piazza. Vittoria quasi casalinga in campo femminile per Francesca Riti della Montedoro Noci, in 35 primi e 33 secondi ha percorso i 10 km, staccando di netto Altomare Paradiso della Tommaso Assi di Trani, giunta al traguardo con più di 4 minuti di distacco. Questione di secondi invece per Angela Tenerelli della Gioia Running, solo 20 quelli che l'hanno separata dalla seconda classificata, consentendole comunque di conquistare con il tempo di 40 primi e 17 secondi il terzo posto. Per i podisti pugliesi non c'è tempo di rifiatare, domenica 9 ottobre è in calendario una nuova tappa del Corri Puglia con la 16ª edizione della Corri Molfetta.